Buongiorno e anzitutto buon inizio anno, visto che l'inizio anno è partito da poco. Ci rivediamo quest'oggi con una lezione sull'edilizia. Abbiamo pensato all'edilizia come secondo argomento di questo corso perché in un corso di formazione politico-amministrativa e quindi incentrato su quella che è l'attività degli enti locali, senza dubbio l'edilizia riveste un ruolo di fondamentale importanza. Basti pensare che buona parte degli interessi economici che ruotano intorno ad un ente locale ruotano intorno all'edilizia. Devo dire che tutto sommato l'edilizia è un fenomeno economico trasversale che taglia tutti gli enti, però mentre per le regioni l'elemento principale può senza dubbio riconoscersi alla sanità, per gli enti locali, elemento preponderante degli aspetti economici della vita dell'ente è correlato alle opere di urbanizzazione e quindi indirettamente all'edilizia. In via preliminare è necessario chiarire che cosa si intende per edilizia, perché il vecchio disposto dell'articolo 117 della Costituzione parlava di urbanistica. A seguito della riforma del titolo V del 2001, invece, si è iniziato a parlare di governo del territorio. Quindi, tutto sommato, un'espressione più ampia dell'urbanistica e che in parte ha anche creato un po' di confusione nelle precedenti categorizzazioni, erano tutte incentrate sull'urbanistica. Basti pensare che ancora oggi i manuali che trattano di edilizia, di governo del territorio, si chiamano manuali di diritto urbanistico. Quindi, tutto sommato, la vecchia definizione è quella che poi ha continuato a conservare valenza anche attualmente. Purtuttavia, la riforma del titolo V della Costituzione parla di governo del territorio. Che cos'è il governo del territorio? Beh, anzitutto si può dire che il governo del territorio è una materia di competenza concorrente, all'interno della quale quindi lo Stato determina i principi fondamentali e le regioni determinano la normativa di dettaglio. All'interno dei principi fondamentali dobbiamo senza dubbio ricondurre i principi di cui al testo unico edilizia del 2001. Quindi le regioni avranno sì un'autonomia nel disciplinare la materia edilizia, ma sempre rispettando quelli che sono i principi, soprattutto in tema di tipologie di interventi, i principi che sono previsti nel testo unico edilizia del 2001 e in particolare quindi le categorizzazioni di sia delle tipologie di interventi, siano essi ristrutturazioni piuttosto che manutenzioni o altro, sia delle tipologie di titoli edilizi, siano essi taciti o invece titoli edilizi espressi. In prima battuta, quindi, la nostra Costituzione parla di governo del territorio che include sia l'urbanistica sia l'edilizia. Per sgombrare il campo da eventuali confusioni, occorre considerare che l'urbanistica da un lato stabilisce il se è possibile realizzare delle attività edili su un determinato territorio, mentre l'edilizia stabilisce il come utilizzare il territorio, quindi il come realizzare strutture edili. All'interno di questa lezione ci soffermeremo prettamente su questo aspetto e non su quello dell'urbanistica che richiederebbe un autonomo incontro per parlare di pianificazione territoriale, di recupero dei centri storici, mentre ci soffermeremo prevalentemente sulle funzioni di ambito comunale correlate all'edilizia. Da un lato, l'urbanistica, solo per nozioni principali, è possibile catalogarla come quella branca del diritto che attraverso una pianificazione di tipo gerarchico stabilisce se è possibile costruire una determinata area catalogandola per zone. Gli stessi comuni sono catalogati per zone dal centro storico alla periferia e a seconda delle zone è possibile costruire o meno e costruire con determinati standard e con determinate volumetrie o meno. Per l'edilizia, in realtà, una definizione è un po' più complessa. Perché più complessa? Perché mentre la Costituzione e anche le leggi hanno sempre parlato di urbanistica, anche per quanto riguarda la legge urbanistica fondamentale del periodo post-bellico, per l'edilizia una vera e propria definizione giuridica non è stata mai fornita né in ambito costituzionale né nell'ambito dello stesso testo unico dell'edilizia. È necessario quindi per parlare di edilizia partire da quella che è l'etimologia della parola, che deriva da una parola latina edes e quindi dalla parola casa o edificio, dal che edificio che deriva da edes ficium, quindi da realizzare una casa, realizzare una costruzione. Per
Ma ancora questa precisazione non è sufficiente a capire quindi che cosa sia l'edilizia, perché come avremo modo di vedere, l'edilizia in realtà non è solo la edificazione di un qualcosa. Basti pensare banalmente che è edilizia anche una semplice manutenzione, in relazione alla quale quindi non si realizza alcunché di specifico. L'attività edilizia a sua volta non viene definita dal testo unico dell'edilizia, anche se in genere la dottrina ha qualificato come attività edilizia quella propensione a realizzare manufatti, quindi ancora una volta un concetto che è un po' più ristretto rispetto a quello di edilizia attualmente in essere, perché come vedremo procedendo oltre, non si tratta di edilizia solo quando si parla di manufatti, bensì talvolta in relazione a alcuni aspetti si tratta di edilizia anche per un semplice cambio di destinazione d'uso, rispetto al quale quindi manufatti da realizzare o anche da mantenere non ve ne sono. In quel caso non si realizza alcunché, viene cambiato solo l'utilizzo di un bene. In linea di principio, lo strumento principe che in ambito locale disciplina l'edilizia è il regolamento edilizio. Il regolamento edilizio va a stabilire come è possibile edificare, quindi il rispetto di alcune prescrizioni, siano esse igienico-sanitarie, tecniche o anche estetiche, e ancora più importante in ambito comunale è lo sportello unico per l'edilizia, che è l'organismo deputato a fungere da fulcro, da centro di tutti i rapporti tra amministrazione e privati, in quanto attraverso lo sportello unico per l'edilizia si è proceduto alla semplificazione delle procedure amministrative e attraverso quindi il responsabile al quale vengono di volta in volta assegnate le pratiche edilizie si procede direttamente all'interno di un unico organo a tutte quelle determinazioni anche istruttorie che sono necessarie per il conseguimento di un permesso di costruire. Ma lo sportello unico per l'edilizia non riguarda solo le attività di permesso di costruire, bensì anche le semplici CILA, le semplici SCIA, sulle quali torneremo di qui a breve. Ma non solo questo, perché lo sportello unico tratta anche il diritto di accesso dei cittadini a quelle che sono le informazioni edili, quindi sia in ambito procedimentale sia in ambito extraprocedimentale. Volendo provare a tracciare sempre in questo quadro introduttivo quali sono i riferimenti normativi principali della materia, possiamo seguire un ordine che va dalla legge urbanistica fondamentale, la legge 1150 del 42, che tuttavia, come vedremo appresso, parla di licenza edilizia e non di permesso di costruire, che è la terminologia attualmente utilizzata. Possiamo poi menzionare la legge Bucalossi del 77, che ha operato un ulteriore cambiamento, parlando di concessione edilizia. Un cambiamento, a dire il vero, molto controverso, perché storicamente l'edilizia e soprattutto lo ius edificandi, quindi il diritto di costruire, è stato sempre ricondotto all'esercizio del diritto di proprietà. Quindi ha sempre avuto questa duplice natura, da un lato privatistica, il diritto di chi è proprietario di un bene di realizzare su quel bene, su un terreno, ad esempio un fabbricato, dall'altro ha sempre avuto anche una natura di tipo amministrativo, perché la pianificazione, soprattutto nel periodo dello sviluppo industriale post bellico, ha insegnato che non è possibile pensare allo ius edificandi come un qualcosa di puramente privatistico. Ne sono traccia ancora oggi tentativi di recupero delle aree industriali abbandonate. Ma tra l'altro è questa nostra concezione nasceva anche da un'idea di tipo marcatamente statunitense, in relazione alla quale si pensava che tutto sommato l'utilizzo degli spazi fosse un qualcosa che non andava necessariamente disciplinato. Però mentre negli Stati Uniti abbiamo un territorio dalle dimensioni completamente differenti rispetto al nostro, all'interno del nostro paese si è giunti a una consapevolezza di questo tipo solo a cavallo degli anni 70. Ebbene, la legge Bucalossi, qualificando il permesso di costruire, l'odierno permesso di costruire, come concessione edilizia, ha introdotto un elemento di novità molto contestato. Ha sostanzialmente stabilito che non esiste un diritto del privato di edificare come diritto della proprietà, come espressione del diritto della proprietà, bensì esiste un diritto dell'amministrazione di consentire al privato l'edificazione. A questo punto si è passati quindi da una licenza che aveva una natura giuridicamente molto più vicina a quella dell'attuale permesso di costruire
ad una concessione che invece francamente andava anche a mortificare quello che era il diritto di proprietà. Procedendo ancora oltre, abbiamo il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, il cosiddetto testo unico dell'edilizia, ancora il DPR 327 del 2001 in materia espropriativa e, tornando, avvicinandoci ai giorni nostri, abbiamo i provvedimenti attuativi della riforma Madia. Riforma Madia che, a suo modo, ha cercato di perseguire un obiettivo di semplificazione che da tempo si percepisce come esigenza inesorabile del mondo dell'edilizia, perché molti degli interventi possono essere gestiti in modo non burocratico e devo dire sotto certi aspetti la riforma Madia ha cercato di farlo, per alcuni casi è riuscita anche a farlo in modo soddisfacente, per molti altri aspetti purtroppo, come vedremo, non può considerarsi ancora quello un punto di arrivo. A seguito della riforma Madia, quindi la legge 124 del 2015, sono stati emanati il decreto legislativo 126 del 2016, il cosiddetto decreto Scia 1, e il decreto legislativo 222 del 2016, il cosiddetto decreto Scia 2. Il decreto Scia 2, a dire il vero, è particolarmente interessante perché ha introdotto una tecnica legislativa completamente diversa, la tecnica delle tabelle. In buona sostanza, rispetto a una tecnica normativa di descrizione degli interventi edilizi per principi, si è pensato nel 2016 di seguire un'indicazione che in verità veniva già utilizzata nel modello francese e, tornando indietro nel tempo, anche nel modello di diritto romano, ossia indicare all'interno di una tabella quelle che sono le tipologie di interventi e prevedere, nel caso specifico delle attività edilizie, 105 esempi. Quindi immaginate lo sforzo che c'è stato del tentativo di apparente esaustività, anche se la tabella stessa afferma di non essere esaustiva, bensì solo esemplificativa, però c'è stato un tentativo in qualche modo del legislatore di provare a chiarire quali sono le tipologie di interventi, quali sono i titoli edilizi necessari e in tal modo dare anche dei riferimenti normativi più chiari. Questa esigenza nasce proprio dal fatto che la normativa edilizia era ed è ancora oggi una normativa particolarmente farraginosa. È una normativa poco chiara, è una normativa spesso anche contraddittoria, e questo mette in difficoltà non solo i cittadini, i quali potrebbero in alcuni casi non essere dotati di competenze specifiche in materia, bensì mette in difficoltà anche i professionisti del settore, siano essi ingegneri, architetti, geometri, ma anche gli stessi avvocati, ma anche gli stessi magistrati che si trovano a decidere controversie in materia edilizia, talvolta affermano alcuni principi, in altre occasioni affermano altri. Basti pensare ad un tema che negli ultimi anni è sempre molto battuto dalla giurisprudenza con pronunce di carattere opposto, ossia quello delle abilitazioni per realizzare delle pergotende, che sono delle strutture che, se si va in un negozio, vengono descritte come strutture che non richiedono alcun permesso di costruire. Del resto, chi le vende ha necessità anche di valorizzare questo profilo di semplificazione. Se poi si va dinanzi a un giudice, invece il giudice dice: ma tutto sommato dipende, perché la pergotenda potrebbe creare una volumetria. Se crea una volumetria, allora richiede un trattamento giuridico amministrativo differente rispetto ad una normale, tra virgolette, tettoia a tenda. Dipende da quante pareti sui lati sono chiuse. Ecco che quindi un elemento banale come una pergotenda crea delle difficoltà interpretative ai cittadini che vorrebbero usufruirne, ai tecnici che realizzano progetti, agli avvocati eventualmente coinvolti nei contenziosi, agli stessi magistrati che si trovano a deciderle. Analogo esempio si potrebbe fare con le cosiddette case mobili. Anche per le case mobili ci sono imprese che pubblicizzano sui propri siti la totale assenza di necessità di permessi, ci sono pronunce che dicono che in effetti le case mobili non richiedono autorizzazioni amministrative di particolare tipo, ci sono altre pronunce che dicono: ma dipende da cosa tu vuoi fare con quella casa mobile. Quindi se ad esempio la casa mobile è una baracca di cantiere, per un cantiere edile, allora è un intervento edilizio che si caratterizza per una precarietà, per una temporaneità. Ma se invece la casa mobile è una casa in cui una persona vive stabilmente 365 giorni all'anno, perché non sottoporre la casa mobile alla stessa disciplina di un'attività edilizia tradizionale?
Provate ad immaginare se al centro di Cava ci fosse un giardino privato all'interno del quale venissero montate 10 roulotte stabilmente in cui vivono delle persone. Per quale motivo quel tipo di intervento stabile dovrebbe essere sottratto ai tradizionali criteri di edificazione e dovrebbe considerarsi libero? Creerebbe non solo una disparità di trattamento rispetto a chi magari nello stesso terreno ha chiesto di realizzare un immobile, creerebbe anche un aggravio nell'utilizzo dei servizi comunali, perché ovviamente una struttura stabile, magari anche allacciata alle fogne, perché sono i classici casi dei villaggi anche del nostro Cilento, che hanno strutture, i camping hanno strutture di case mobili, però allacciate alle fogne come case fisse a tutti gli effetti, ecco che quindi un problema si pone, ma è un problema di controllo e di disciplina non finalizzato a punire il cittadino o a impedirgli di poter godere del suo diritto di libertà di utilizzo di un bene, quanto più che altro una forma di controllo di ciò che succede, perché se una determinata struttura mobile, anche precaria, venisse ad essere diffusa e per esempio voi l'aveste di fronte a casa vostra, prima avevate un giardino, oggi invece una roulotte che è lì 365 giorni l'anno, tutto sommato un qualche pregiudizio anche potrebbe configurarsi, oltre al fatto che i servizi potrebbero non essere predisposti per gestire quel carico urbanistico e inoltre, volendo essere ancora più puntigliosi, rispetto ad una normale edificazione che richiede il versamento di contributi economici da parte del cittadino, una apposizione di un camper, di una roulotte o di una qualsiasi casa mobile, se venisse così interpretata, non chiederebbe di fatti alcuna partecipazione, ma non solo in fase di realizzazione, ma anche immaginate in fase operativa, perché se io avessi un giardino e pagassi per quel giardino le imposte comunali per un utilizzo tra virgolette agricolo, ma andassi ad installare nella medesima area un camper, 5 roulotte, beh, tutto sommato in qualche modo avrei creato un ulteriore elemento di disparità rispetto ad un cittadino che magari sulla propria abitazione paga l'IMU, paga la spazzatura e così via. Ecco che quindi quando si parla di interventi di edilizia libera, di interventi finalizzati a semplificare il panorama edilizio, le buone intenzioni del legislatore, che sicuramente ci sono, si scontrano molto spesso con alcuni aspetti di carattere pratico che in alcuni casi non vengono considerati perché magari non ancora presentati all'attenzione di un magistrato, magari non hanno ancora generato contenzioso. In altri casi diventa ancora più difficile disciplinarli perché bisognerebbe dire: la struttura mobile, la casa mobile, se è al centro, ma se è allacciata alle fogne, no, vuole il permesso, se non è allacciata, se è X giorni all'anno, lo vuole, se è meno di X giorni, non è necessario, se viene rimossa periodicamente, lo vuole, se non viene rimossa, non è necessario. Voglio dire, c'è una tale quantità di variabili che difficilmente è possibile ricondurre ad unità, ed è questo un po' il limite dell'intera disciplina edilizia. Ecco che quindi da un lato la tendenza alle tabelle inaugurata dalla riforma Madia va vista di buon grado, perché può contribuire a chiarire ad un cittadino se c'è la possibilità o meno di edificare e quali sono i parametri anche normativi di riferimento. Dall'altro lato però crea un elemento di possibile contrasto, sia perché non è in grado una tabella di disciplinare tutte le fattispecie concrete, sia perché, pur volendo provare a disciplinare nel dettaglio, ovviamente una tabella non può sostituirsi alla normativa, quindi anche in sede di eventuale contenzioso il cittadino potrà sì dire: ma io sono incolpevole perché la tabella diceva che, ma dinanzi a una tabella che afferma espressamente di non avere valore normativo, non avere carattere di esaustività, ma di avere un carattere meramente ricognitivo ed esemplificativo, è ovvio che anche dinanzi alla tabella il cittadino e il progettista di riferimento potrebbero trovarsi un domani in difficoltà. E questo vale soprattutto per quelle categorie di interventi che risentono positivamente delle semplificazioni amministrative. Perché fin tanto che la tabella prescrive un permesso di costruire e il cittadino, rivolgendosi al comune, chiede e consegue quel permesso, tutto sommato, in linea di massima,
nella fase successiva il comune difficilmente potrà dirgli che c'è stato un errore interpretativo, difficilmente, perché in realtà non è del tutto preclusa questa opportunità. Ma dinanzi alle ipotesi delle semplificazioni, ecco, dinanzi per esempio a un'attività di edilizia libera, anche la presenza della tabella, più o meno analitica, non aiuta completamente il cittadino. Questa tendenza a realizzare elenchi è poi proseguita con l'approvazione del regolamento edilizio tipo in sede di conferenza unificata nel 2016. In buona sostanza si è sentita l'esigenza di predisporre una bozza di regolamento edilizio che potesse essere utilizzata come regolamento standard su tutto il territorio nazionale, previo accordo in sede di conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali, nonché previo recepimento da parte di ciascuna regione e successivamente al recepimento regionale, previo recepimento anche in ambito comunale entro 180 giorni. Anche il regolamento edilizio tipo contiene un allegato che si chiama definizioni uniformi. E poi successivamente, anche nel 2018, il legislatore particolarmente creativo ha sentito l'esigenza di realizzare anche un glossario degli interventi, però limitato in questo caso all'edilizia libera. In questo glossario si afferma, per tornare all'esempio che facevamo prima, che la pergotenda è un intervento di edilizia libera. Però il glossario non dice che cosa sia la pergotenda e quindi ancora una volta c'è un tentativo di semplificare, c'è un tentativo di aiutare il cittadino, ma cosa sia o non sia una pergotenda, quindi cosa rientri o meno nella fattispecie concreta, verrà ad essere esaminato purtroppo in sede giudiziale se dovessero esserci contestazioni. Sarebbe stato più semplice e forse anche più corretto, quantomeno per le tipologie di interventi maggiormente diffuse come la pergotenda o la casa mobile, affermare chiaramente che una pergotenda è una struttura che, per esempio, ha tre lati liberi e uno occupato, o anche tre lati occupati e uno libero, perché no? Però sarebbe stato opportuno dirlo e non limitarsi ad affermare la pergotenda è un intervento di edilizia libera. E dice tutto e dice niente e soprattutto, ancora una volta, pone un problema operativo, pratico. Se io dovessi essere un tecnico e attestare in qualche modo che quella pergotenda è regolare, è stata regolarmente realizzata, avrei delle difficoltà. Procedendo ancora oltre, entriamo nel vivo della nostra lezione. Superata quindi la fase introduttiva, è opportuno soffermarsi su quali sono le categorie di interventi edilizi presi in considerazione dal nostro testo unico per l'edilizia. Parlando di categorie di interventi edilizi, mi consentirete, io ho ritenuto opportuno nel materiale predisposto e che vi trasmetterò anche a mezzo email, in questa sezione ho ritenuto opportuno ricopiare espressamente quello che è l'articolo 3 del testo unico edilizia. È un articolo che non consente grandi margini interpretativi o semplificativi, perché è un articolo piuttosto analitico. Questo articolo testualmente recita che ai fini del presente testo unico si intendono per interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture, nonché quelli necessari per mantenere in efficienza gli impianti. Quindi in buona sostanza è la classica manutenzione, come la si intende anche nella terminologia comune, piccoli interventi, piccole riparazioni, finiture, impianti. Si procede poi agli interventi di manutenzione straordinaria, che possono riguardare anche parti strutturali degli edifici, nonché la realizzazione dei servizi igienico-sanitari. Quindi se si parla di rifacimento di un bagno, ecco che non rientra più nella manutenzione ordinaria, bensì rientra all'interno della manutenzione straordinaria. Procedendo ancora oltre, l'articolo 3 parla di interventi di restauro e risanamento conservativo, quindi interventi che hanno un carattere ben più rilevante, che sono volti a conservare l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso. Ecco che quindi la destinazione d'uso, se ricordate, ne avevamo parlato all'inizio, nella fase introduttiva, abbiamo detto edilizia non vuol dire solo realizzare un manufatto, ma vuol dire un qualcosa in più, perché può essere edilizia anche un semplice cambio di destinazione d'uso, come in questo caso, e addirittura
Ecco che qui il cambio destinazione d'uso viene contemplato all'interno o perlomeno in correlazione agli interventi di restauro e risanamento. Ancora poi ci sono gli interventi di ristrutturazione edilizia che trasformano gli organismi edilizi e possono portare ad un organismo in tutto o in parte differente rispetto al precedente. E qui la prima distinzione tra restauro e risanamento e ristrutturazione. Nel restauro e nel risanamento ci deve essere il necessario rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Mentre quando si parla di ristrutturazione si può generare un organismo nuovo. I testi sugli interventi sono ovviamente molto più lunghi, non li leggo analiticamente perché penso che insomma sia superfluo e soprattutto volendo avere un quadro più dettagliato basta prendere l'articolo 3 del testo unico. Ecco che poi, procedendo in queste definizioni, ci sono gli interventi di nuova costruzione, quindi quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Quindi, in buona sostanza, per la nuova costruzione si utilizza un criterio di carattere residuale. Tutto ciò che non è manutenzione ordinaria, che non è manutenzione straordinaria, che non è restauro o risanamento, che non è ristrutturazione edilizia, ma determini comunque una trasformazione edilizia ed urbanistica, è un intervento di nuova costruzione. Vedremo anche in seguito che il criterio residuale torna spesso come criterio dell'edilizia. In questo caso lo vediamo negli interventi, quindi nella classificazione delle tipologie, ma lo vedremo anche nella classificazione dei titoli abilitativi. Ad esempio la CILA, vi anticipo e poi ci torneremo di qui a breve, la CILA è un titolo che viene considerato a sua volta residuale. Purtuttavia, rispetto a questo elenco iniziale, il legislatore, dinanzi soprattutto a delle vicende giudiziarie, anche a delle questioni poste dinanzi alla Corte Costituzionale, ha ritenuto di integrare questo elenco, ha ritenuto che non fosse sufficiente indicare questi interventi, ma che fosse necessario precisare che vi sono alcuni interventi che sono la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente. Qualcuno ha posto un quesito, ma tutto sommato, se parliamo di realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, stiamo parlando di nuova costruzione, volendo, quindi avrebbe potuto in astratto ricondursi questa categoria alla nuova costruzione. O ancora che se parliamo di interventi che riguardano una sagoma già esistente, allora tutto sommato potremmo parlare di ristrutturazione edilizia con realizzazione di un qualcosa di nuovo. Però, come vedremo in seguito, in alcuni casi queste semplificazioni, queste ulteriori indicazioni hanno avuto quantomeno un tendenziale intento semplificativo, soprattutto per quanto riguarda i manufatti leggeri, le famose case mobili di cui parlavamo poco fa. Tant'è che l'articolo 3 precisa che l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, perché il problema si è posto anche sulle imbarcazioni. Qualcuno prendeva l'imbarcazione, la portava su un terreno e ci abitava. E diceva, tutto sommato, non ho bisogno di pagare imposte, non ho bisogno di chiedere autorizzazioni, però, tornando al famoso esempio della finestra aperta sul giardino del vicino, magari trovare 5 imbarcazioni, un rimessaggio realizzato con finalità abitativa, potrebbe tutto sommato creare qualche pregiudizio. Ebbene, rispetto a questi manufatti leggeri, si precisa che rientrano nelle definizioni di interventi l'installazione di manufatti leggeri ad eccezione di quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti. In buona sostanza sono interventi quelli che riguardano i manufatti leggeri a patto che soddisfino le famose esigenze temporanee, con il solito punto interrogativo volto a cercare di chiarire ma cosa sono delle esigenze temporanee. Se io installo in un terreno fronte mare una roulotte e ci vado durante il periodo estivo al mare, è un'esigenza temporanea o non lo è?
Anche su questo devo dire c'è una recente sentenza della Corte Costituzionale del 2017 che ha riguardato proprio una legge regionale campana e nata da una controversia relativa ad un campeggio posto in Cilento, rispetto al quale il campeggiatore, il titolare del campeggio, sosteneva che l'installazione di questi manufatti fosse del tutto, non richiedesse alcun tipo di permesso, proprio perché chi vi soggiornava nella struttura turistica lo faceva solo nel periodo estivo, tra l'altro occasionalmente, tra l'altro su prenotazione, quindi neanche per un periodo di tempo continuativo. Ecco che quindi davanti a vicende di questo tipo il legislatore ha tenuto a precisare che però non si considerano interventi quelli relativi all'installazione di manufatti leggeri ricompresi in strutture ricettive all'aperto per il soggiorno dei turisti, sempre che siano previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, perché tutto sommato se il posto è turistico si presume che abbia una rilevanza paesaggistica. La formula, devo dire, non è particolarmente chiara, perché quando parla di autorizzazione sotto il profilo urbanistico, edilizio, eccetera, non chiarisce bene se deve essere autorizzato il campeggio in sé, se nell'autorizzazione del campeggio deve essere prevista l'installazione di case mobili, perché potrebbe anche esserci un'autorizzazione solo per tende. E soprattutto ciò che ancora non appare propriamente conforme ad un criterio di equità, ad un criterio logico, è la limitazione alle strutture ricettive. E qui vengo al punto. Ipotizziamo che io abbia un campeggio e quindi in tal modo, soffrendo di questa disposizione che è nata dopo la famosa sentenza Corte Costituzionale 2017 che vi ho menzionato, usufruendo di questo campeggio io oggi posso installare le famose case mobili, andando a capire con i miei tecnici se è sufficiente un'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un campeggio, quindi per un'attività di tipo economico, o se invece all'interno di un'autorizzazione amministrativa devo contemplare espressamente la realizzazione di case mobili, quindi un'attività non più di tipo economico, bensì di tipo edilizio. Dove può sorgere il problema? Il mio dirimpettaio è un comune cittadino che non svolge lì l'attività edilizia, non svolge lì attività di tipo turistico ricettivo, però anche lui ha avuto questa idea, dice: beh, tutto sommato vedo che il campeggio è sempre pieno, vorrei installare anche io una casa mobile. Ebbene, lì c'è il primo limite, anche se, ed è un limite a mio avviso non accettabile, perché da un lato c'è l'esigenza di valorizzazione delle iniziative turistiche, quindi la norma è volutamente finalizzata ad agevolare quelle che sono le strutture ricettive in un paese che vive anche e in maniera significativa di turismo. Dall'altra però, come posso io essere tutelato, io vicino del campeggio, per l'ipotesi in cui magari io voglia realizzare 4 case mobili da affittare anche io voglio fare ricezione, voglio fare un bed and breakfast, voglio fare un affittacamere, un affittacase, perché il campeggio può farlo senza autorizzazioni? Perché quell'installazione non rientra nelle autorizzazioni e la mia invece sì? Beh, la risposta è piuttosto semplice da un punto di vista formale, perché lo dice il legislatore, quindi il legislatore ha stabilito che è così, punto e basta. Però da un punto di vista prettamente logico-giuridico e anche per l'eventuale tutela di un cittadino, volendo si potrebbe anche ipotizzare un'incostituzionalità di questa norma nella parte in cui garantisce sì una forma di maggiore tutela a chi svolge sistematicamente attività turistica, però d'altro canto per quale motivo non garantirlo in un posto turistico anche ad un comune cittadino, il quale magari potrebbe anche realizzare un'opera più bella del famoso campeggio del vicino e invece per farlo dovrebbe soggiacere a tutte le iniziative burocratiche del caso. Quindi ancora una volta il tentativo di semplificazione può dirsi riuscito, ma a metà. Negli interventi ulteriori ci sono gli interventi pertinenziali correlati ad interventi di nuova costruzione, la realizzazione di depositi merci e gli interventi di ristrutturazione urbanistica. Ancora qui è necessaria una piccola precisazione: gli interventi di ristrutturazione urbanistica vanno tenuti distinti da quelli di ristrutturazione edilizia. La ristrutturazione edilizia l'abbiamo esaminata in precedenza,
La ristrutturazione urbanistica è rivolta a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. In buona sostanza, questo intervento si pone un po' a cavallo tra quella che inizialmente abbiamo definito la bipartizione tra urbanistica ed edilizia. Quindi da un lato abbiamo detto l'urbanistica è pianificazione, stabilire se è possibile costruire e in che zona, dall'altro lato abbiamo detto c'è l'edilizia che invece mi dice come costruire. Ebbene, a seguito di questa introduzione del riferimento alla ristrutturazione urbanistica, possiamo dire che quella bipartizione, che in via di principio è ancora valida, però in alcuni casi viene messa in crisi da questa definizione, perché è una ristrutturazione che sostituisce il tessuto non edilizio, il tessuto urbanistico edilizio, anche mediante modificazione dei lotti, quindi un lavoro prevalentemente incentrato proprio sulla zonizzazione degli isolati e della rete stradale, che solitamente vengono trattati proprio dall'urbanistica. Completata questa premessa su quelli che sono gli interventi, quindi le tipologie di intervento edilizio di cui all'articolo 3 del testo unico edilizia, possiamo passare ai titoli abilitativi, che rappresentano un po' il centro di questa nostra lezione, perché ciò che i cittadini sperimentano sulla propria pelle, maggiormente nel contatto con l'amministrazione, è proprio la complessità del sistema edilizio sotto il profilo dei titoli, quindi sotto il profilo della SCIA, del permesso di costruire, della CILA o ancora, vedremo, del silenzio assenso e, come abbiamo anticipato, anche sotto il profilo che apparentemente dovrebbe essere quello più semplice, ma che così non è, dell'edilizia libera. Allora, a seguito della riforma Madia dei decreti attuativi del 2016 è possibile indicare quattro tipologie di titoli abilitativi. La prima è l'attività di edilizia libera prevista dall'articolo 6 del testo unico edilizia. La seconda è quella correlata al permesso di costruire e al silenzio assenso. Poi abbiamo la SCIA e infine la CILA. L'ordine ovviamente non è un ordine previsto dal legislatore in maniera tassativa, è un ordine più che altro sistematico per poter esaminare le varie tipologie di titoli secondo un criterio logico, come vedremo a breve. Allora, l'attività di edilizia libera è prevista dall'articolo 6 del testo unico dell'edilizia, che elenca tra le attività che non richiedono SCIA, CILA o permesso di costruire la manutenzione ordinaria. Ricorderete, quindi, abbiamo detto manutenzione ordinaria, la semplice finitura o manutenzione degli impianti non richiede alcun tipo di iniziativa. Allo stesso modo l'installazione di pompe di calore con potenza inferiore ai 12 kW o ancora l'eliminazione di barriere architettoniche. Sul tema delle barriere architettoniche, devo dire il vero, la norma è soddisfacente, ma solo in parte, quantomeno per chi proponeva di esentare qualsiasi tipo di intervento di rimozione delle barriere da permessi di costruire o comunque da formalità burocratiche di tipo amministrativo, perché sono escluse dalle tipiche forme dei permessi o dalle tipiche attività amministrative solo quelle attività che nel rimuovere le barriere architettoniche non comportano la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Pensiamo al centro di cava. In buona sostanza, se voi doveste installare un ascensore all'interno di un portone antico, se all'interno di quel portone c'è lo spazio, si può fare attività di edilizia libera. Se la scala è stretta e un intervento edilizio di questo tipo dovesse richiedere un intervento dall'esterno, quindi le classiche ipotesi di ascensore esterno, o ancora la realizzazione di un manufatto della colonna dell'ascensore che possa alterare la sagoma, ebbene, quel tipo di attività non rientra nell'attività edilizia libera, perché in buona sostanza, alterando le sagome e avendo elementi visibili dalla strada, richiede quantomeno una forma di controllo della pubblica amministrazione. Ancora non richiedono permessi particolari i movimenti di terra, le serre mobili stagionali se sprovviste di muratura, quindi per le colture, e ancora una volta le opere dirette a soddisfare
esigenze contingenti e temporanee per un periodo massimo di 90 giorni, previa comunicazione di inizio lavori. Torna ancora a quella definizione un po' ambigua e meglio precisata dalla giurisprudenza di esigenze contingenti e temporanee. Quindi valgono anche in questo caso le osservazioni che abbiamo già formulato in precedenza. Sempre proseguendo l'elenco dell'articolo 6, non sono attività di edilizia libera la pavimentazione e la finitura di spazi esterni, l'installazione di pannelli fotovoltaici ad esclusione della zona A, che in genere corrisponde con il centro storico cittadino, nonché la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro. Resta inteso però, e qui cominciano le difficoltà, che le regioni possono estendere la disciplina dell'edilizia libera ad ulteriori fattispecie a condizione che queste fattispecie non richiedano permesso di costruire o SCIA. Quindi in buona sostanza è possibile estendere la disciplina dell'attività edilizia libera alle fattispecie attualmente sottoposte alla CILA, ma non a quelle attività di tipo ulteriore che richiedono un controllo più intenso da parte dell'amministrazione. Quindi dinanzi ad un criterio generale, che è quello dettato dall'articolo 6 del testo unico edilizia, cominciano ad esserci le modifiche di tipo regionale. Vedremo che ognuno di questi interventi per titolo edilizio dà l'opportunità alle regioni di poter gestire con maggiore elasticità la disciplina degli interventi, fermo restando che, poiché la materia edilizia, ma in generale il governo del territorio, è una materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, la Regione non potrà spingersi al punto da creare nuove tipologie di interventi non contemplate nell'articolo 3 o ancora nuove tipologie di titoli abilitativi. Quindi tutto sommato la Regione ha un margine, ma non può creare nuovi istituti giuridici, ha un margine volendo di semplificazione. Passando ancora oltre, il secondo titolo edificatorio, il titolo edificatorio principe potremmo dire, è il permesso di costruire, trattato dall'articolo 10 del testo unico edilizio e con esso il correlato silenzio assenso. L'articolo 10 in particolare disciplina il permesso di costruire sostituendo la dizione licenza edilizia e concessione edilizia che avevamo anticipato, erano state adottate prima nel 42 e poi nel 77. Gli interventi sottoposti al rilascio del permesso di costruire sono gli interventi maggiormente incisivi come nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti una modifica della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, o ancora che comporti un mutamento di destinazione d'uso. Sul mutamento di destinazione d'uso, devo dire, il legislatore è reintervenuto successivamente con l'articolo 23 bis del testo unico, prevedendo che nelle stesse categorie di uso, quindi nel passaggio non da un uso ad esempio abitativo ad un uso commerciale, non è necessario il permesso di costruire. Quindi in parte è stato smussato il carattere perentorio dell'articolo 10, tenendo presente anche che molto spesso le destinazioni d'uso risalgono ad un concetto di utilizzo del territorio, anche economico, spesso datato nel tempo e non attualizzato negli anni. Quindi in qualche modo sarebbe opportuno semplificare quantomeno i cambi di destinazione. D'altro canto, quando il legislatore con l'articolo 23 bis ha previsto che potessero essere mutati, ma solo a condizione di non travalicare la categoria di utilizzo, ha pensato che comunque, ad esempio, all'interno di un centro cittadino, trasformare un immobile abitativo in un immobile industriale avrebbe potuto comunque creare svariate difficoltà, fermo restando, voglio dire, che ciò non sarebbe consentito in partenza dagli strumenti urbanistici che non abbiamo trattato, ma di cui abbiamo anticipato la natura. E nel riferimento al permesso di costruire abbiamo visto c'è la ristrutturazione urbanistica, quindi non la ristrutturazione edilizia tradizionale, bensì quella che in qualche modo si pone a cavallo tra edilizia ed urbanistica. Anche in relazione al permesso di costruire, le regioni hanno margine di autonomia e possono estendere la disciplina del permesso ad altre tipologie di attività.
In questo caso, quindi, mentre nel primo caso abbiamo visto che c'è un'ipotesi di semplificazione con l'estensione della disciplina delle attività libere a quelle sottoposte a CILA, in questo caso non si parla più di semplificazione, perché estendere la disciplina del permesso vuol dire ampliare la procedura amministrativa sostanzialmente più gravosa per il cittadino e per in generale i soggetti interessati. Ai sensi dell'articolo 11 del testo unico dell'edilizia, il permesso di costruire può essere chiesto non solo dal proprietario. Vi sarà capitato, se trattate la materia, vi sarà capitato di aver visto permessi edilizi richiesti ad esempio dall'usufruttuario o da chi per ipotesi ha un diritto di abitazione. In quel caso il comune consente che il permesso di costruire venga richiesto, ma a patto che vi sia il consenso o quantomeno la non opposizione dei proprietari dello stabile. Ecco che quindi non c'è una strettissima correlazione tra proprietà del bene e diritto di chiedere il permesso di costruire, poiché potrebbe essere anche interesse del proprietario consentire una costruzione operata da altri. Ancora, l'articolo 11 stabilisce che il permesso di costruire è trasferibile insieme all'immobile. Quindi, una volta conseguito il permesso di costruire, che tra l'altro è irrevocabile, è possibile che il medesimo circoli insieme all'immobile. Se io dovessi comprare un immobile su cui c'è un permesso già approvato, potrei recarmi semplicemente al comune, effettuare le volture del caso e realizzare l'intervento. Vi sarà capitato a tal riguardo di sentir parlare di acquisto con appalto chiave in mano. Per esempio, io ho un terreno, ottengo il permesso, sono una società edile e decido di vendere l'intero progetto, l'intero pacchetto a qualcun altro che lo porrà in essere o che lo porrà in essere con il mio stesso aiuto. Ecco che quindi il permesso di costruire non è soggettivo, o meglio, di principio non è strettamente correlato al soggetto, ma in alcuni casi l'ipotesi della perequazione urbanistica può circolare anche volendo con il soggetto. L'articolo 11 precisa inoltre che il permesso è oneroso e non incide sulla titolarità del diritto di proprietà. Quindi, se io dovessi essere l'usufruttuario del vostro terreno e dovessi conseguire un permesso, quel terreno rimarrà vostro. Il permesso sarà, volendo, volturabile anche in vostro favore. Io non potrò dire, poiché ho ottenuto il permesso, sono diventato proprietario anche del terreno, o magari ho ottenuto il permesso e ho realizzato lo stabile. I due aspetti camminano su binari del tutto paralleli. Ma soprattutto ci tiene l'articolo 11 a precisare che il permesso di costruire è oneroso. Ed ecco che qui andiamo un po' sulle note dolenti di chi si avvicina al mondo dell'edilizia. Ovviamente, quando si realizza una nuova opera, bisogna contribuire in qualche modo alle finanze comunali. Devo dire, in relazione ad alcuni aspetti, più che giustificatamente, per esempio per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione, perché il comune dovrebbe portare, ad esempio, potrebbe portare una condotta fognaria, o comunque dovrebbe terrà conto nell'urbanizzazione successiva dell'area di un'esigenza di nuovi servizi. Pensiamo alle periferie. Ci sono periferie che fino a qualche anno fa erano caratterizzate dall'essere terreni incolti e oggi hanno abitazioni, palazzi, ville, negozi. Il comune, per servire quelle periferie, ma un discorso non vale solo per le periferie, lì è più evidente, per servire quelle periferie dovrà ad esempio organizzare una condotta, dei servizi pubblici minimi, anche volendo un asilo comunale. Questa serie di interventi richiedono comunque che il cittadino, il quale avrà un beneficio da questi servizi, debba in qualche modo contribuire. Parliamo quindi degli oneri di urbanizzazione. Diversa natura hanno gli oneri di costruzione, che vengono calcolati proprio sul valore dell'opera realizzata. Hanno una diversa natura perché in quel caso l'ente più che altro tende a voler compensare il maggior valore che il cittadino ha acquisito. In buona sostanza, se io ti consento di costruire su un terreno incolto, il tuo terreno non varrà più 10 ma varrà 100, di conseguenza rispetto a questo maggiore incremento devi riconoscermi qualcosa. In relazione a questo aspetto, se facciamo una riflessione, tornando un attimo un passo indietro, possiamo renderci conto di come anche il passaggio dalla licenza alla concessione al permesso
non abbia del tutto completato questo processo di scollegamento dello ius edificandi rispetto al diritto di proprietà. Perché se lo ius edificandi fosse un diritto assoluto a tutti gli effetti correlato alla proprietà, il cittadino potrebbe dire ok gli oneri di urbanizzazione, ma tutto sommato gli oneri di costruzione, il terreno è mio, realizzo io, ma perché devo riconoscere a te, ente, dei soldi? Ebbene, questo è ciò che va a caratterizzare la presenza dei pubblici poteri. In quel caso la giustificazione è proprio quella: è vero che tu sei proprietario, è vero che hanno gli usi edificandi, ma io comunque una voce in capitolo ce l'ho, anche se, come vedremo di qui a breve, il permesso di costruire non è un atto discrezionale, però rispetto a questa voce in capitolo, rispetto a questo mio provvedimento che ha un'incidenza patrimoniale positiva sui tuoi beni, ecco che tu cittadino, conseguendo un vantaggio, devi in qualche modo riconoscermi qualcosa. Il rilascio del permesso di costruire da parte dello sportello unico per l'edilizia e in particolare del dirigente di settore è subordinato alla conformità urbanistica, alla conformità al regolamento edilizio di cui abbiamo parlato in premessa, nonché alla disciplina urbanistica vigente. Quando si parla in generale di disciplina urbanistica vigente ci si riferisce ovviamente anche alla disciplina ambientale, alla disciplina paesaggistica, nonché all'esistenza di opere di urbanizzazione che potranno anche essere realizzate nel successivo triennio. Quindi in buona sostanza, se la fogna non arriva a casa vostra, non è previsto che venga fatta, voi il famoso permesso di costruire non lo avrete. Se invece l'ente dovesse prevedere di farla, o insomma dovesse averla già fatta, o ancora dovesse prevedere di farla con oneri a vostro carico, in quel caso ci sarà uno dei requisiti della ci sarà uno dei requisiti per il conseguimento della concessione edilizia. Anche se molto spesso nel comune sentire non viene vista in questo modo, il permesso viene visto talvolta come un atto quasi discrezionale, il cittadino vive l'attesa della determinazione pubblica come un'attesa correlata a poteri che devono essere esercitati rispetto a chissà quale criterio. Il permesso di costruire non è un atto discrezionale, se ci sono i requisiti è un atto dovuto. Naturalmente ciò non vuol dire che non vi sia alcuna discrezionalità dell'amministrazione, è proprio l'idea che debbano esserci dei requisiti e che debba esserci quindi una verifica in merito all'esistenza dei requisiti che connota il permesso di costruire come atto a discrezionalità tecnica. Quindi se dovessero esserci o meno le opere di urbanizzazione, c'è una valutazione dell'amministrazione, una valutazione tecnica. Se tutte le normative, anche urbanistiche, dovessero essere o meno rispettate, è una valutazione di tipo puramente tecnico e non discrezionale amministrativo. Una volta concesso, una volta rilasciato, per voler utilizzare il termine corretto, il permesso di costruire, i lavori dovranno iniziare entro un anno e le opere dovranno essere terminate entro 3 anni dall'avvio dei lavori. Questo è ciò che afferma espressamente il testo unico per l'edilizia. Purtuttavia, a carico a cavallo della crisi economica, si è precisato che questi termini, poiché molti lavori venivano ad essere sospesi per difficoltà economiche o del committente o delle stesse imprese, si è stabilito che questi termini venissero automaticamente prorogati di un biennio. Escludendo quindi l'ipotesi della proroga automatica prevista dal legislatore, abbiamo invece l'ipotesi di una proroga che può essere discrezionalmente concessa dall'amministrazione nell'ipotesi di fatti sopravvenuti alla volontà del richiedente o ancora di tipologia dell'opera caratterizzata da particolari difficoltà tecniche o ancora di opere pubbliche da realizzare con finanziamenti pluriennali. L'esempio tipico della richiesta di proroga è caratterizzato per ipotesi in un territorio come il nostro che ha una rilevanza anche di carattere geologico particolarmente importante, è ad esempio un carotaggio che denota la necessità di procedere con maggiori opere strutturali non previste. In quel caso, effettuato il carotaggio, effettuate le analisi, stabilita la corretta tecnica edilizia, sarà possibile anche chiedere all'amministrazione la proroga del termine o di inizio lavori o di ultimazione lavori.
Il termine è particolarmente rilevante perché se la costruzione non dovesse essere ultimata entro il termine indicato, quindi il famoso un anno per l'inizio più tre, quindi fino a un massimo di 4 anni, salvo proroga o di legge o proroga convenzionale, vi sarà decadenza dal permesso di costruire. Dinanzi alla decadenza, tuttavia, non verrà meno la legittimità dell'intera opera, bensì l'opera sarà legittima fino al punto in cui è stata realizzata e sarà necessario chiedere un nuovo titolo, che potrebbe anche essere non più un permesso di costruire, ma una scia, per il semplice completamento delle opere poste in essere. Il legislatore ha stabilito poi che l'entrata in vigore di previsioni urbanistiche non compatibili con l'intervento possa avere un'incidenza, ma solo per gli interventi non ancora avviati. Per essere ancora più chiari, se io dovessi ottenere un permesso per costruire uno stabile al centro di Cava, non dovessi avviarlo rapidamente, o quantomeno, pur rispettando i termini, nel famoso anno per l'inizio dei lavori dovesse mutare lo strumento urbanistico. A quel punto, non avendo ancora avviato le attività, mi sarà precluso avviarle, anche se ho avuto il permesso di costruire. Se invece l'iniziativa edilizia dovesse essere stata già intrapresa, a quel punto potrò usufruire delle vecchie norme urbanistiche. Questa esigenza è nata ovviamente dalla problematica di tutelare chi ha investito dei soldi e quindi di evitare che chi, confidando su un permesso di costruire regolarmente ottenuto e avendo avviato le opere prima di un cambio di pianificazione urbanistica, sarebbe poi stato ingiustamente pregiudicato, ma vale anche per le opere di ricostruzione. Se io dovessi avere un immobile in un'area attualmente non edificabile, il comune non potrebbe impedirmi di abbatterlo e ricostruirlo con la stessa sagoma, con la stessa struttura, perché in quel caso andrebbe fondamentalmente a ledere un diritto già acquisito e tutto sommato l'interesse del comune potrebbe essere quello, ecco, ad una ricostruzione, ad una riqualificazione dello stabile se necessario, e non certamente a bloccare il privato, a quindi costringerlo a tenere questo stabile magari anche fatiscente. Procedendo ancora sull'iter del permesso di costruire, dobbiamo tenere conto che entro 10 giorni dal deposito della domanda di permesso, lo sportello unico comunicherà il nominativo del responsabile del procedimento. Nei successivi 30 giorni il responsabile del procedimento potrà interrompere per una sola volta e per particolari esigenze, tra cui la richiesta di documenti, potrà interrompere i termini. Entro 60 giorni dalla nomina del responsabile, dovrà formulare il responsabile una proposta di provvedimento, anche eventualmente chiedendo delle modifiche, se sono modifiche di lieve entità rispetto al progetto presentato, o ancora potrà indire la conferenza di servizi nell'ipotesi in cui sia necessario coinvolgere altre amministrazioni nelle determinazioni relative all'intervento edilizio richiesto. E infine, entro ulteriori 30 giorni rispetto al deposito della proposta, vi sarà il provvedimento definitivo, salva l'ipotesi di conferenza di servizi, nel qual caso si rispetteranno i termini previsti dalla legge 241 del 90, però nell'ipotesi tradizionale vi sarà il provvedimento definitivo ad opera del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Quindi riepilogando, 10 giorni per la nomina del responsabile, 60 giorni per la proposta, 30 giorni per la conclusione del procedimento. Entro i 60 giorni dell'istruttoria, nei primi 30 giorni di quei 60 giorni sarà possibile sospendere il termine per una sola volta. I termini sono tuttavia raddoppiati nei comuni con oltre 100.000 abitanti o per tipologie di interventi e di progetti particolarmente complessi. Perché è particolarmente importante il riferimento ai termini? Se ricorderete, quando abbiamo introdotto l'aspetto dei titoli, abbiamo detto permesso di costruire o silenzio assenso. Quindi il legislatore, al fine di semplificare ancora una volta, con dubbi risultati, di semplificare la disciplina amministrativa, ha previsto che se il permesso di costruire non dovesse essere rilasciato nei termini di legge, verrà considerato come rilasciato in virtù del silenzio assenso.
In questo senso è particolarmente importante riflettere su due aspetti. Allora, il primo è che il responsabile del procedimento, come abbiamo detto, può sospendere l'istruttoria. Quindi il silenzio assenso non sarà necessariamente configurato nei 90 giorni dalla nomina del responsabile. Non quindi il famoso 60 più 30 dalla nomina del responsabile, ok, passati quelli, silenzio assenso. No, perché potrebbe esserci una sospensione, potrebbe esserci una conferenza di servizi, o per i comuni con oltre 100.000 abitanti potrebbe esserci il raddoppio dei termini, o ancora potrebbe esserci il raddoppio dei termini per un progetto particolarmente complesso. E dov'è quindi il limite? Immaginate di aver conseguito, o meglio, di aver pensato di conseguire un permesso di costruire sulla base del silenzio assenso. Per l'ipotesi, qualcuno di voi, non lo so, oppure ecco, se io avessi pensato di conseguire con il silenzio assenso un permesso, potrei proporre a voi l'acquisto del mio terreno dicendovi: guardate che c'è il permesso. Però stabilire se quel permesso c'è per davvero o non c'è è ovviamente cosa piuttosto complessa. Ma immaginate soprattutto l'ipotesi in cui voi vogliate acquistare quel terreno con quel famoso permesso recandovi in banca. Cosa pensereste potrebbe dirvi una banca se voi andaste lì a parlare con il direttore? Direttore, lì c'è un permesso. Perfetto, dov'è il permesso? No, ma è un permesso ottenuto col silenzio assenso. Sì, ma rispetto a che cosa? No, ma rispetto al termine 60 più 30. Ma chi me lo dice che è 60 più 30? No, ma rispetto anche, conteggiamo l'eventuale sospensione. Sì, ma io non ho la certezza. Cioè, se io banca dovessi darti i soldi, direi: ma io quel pezzo di carta lo voglio. Ecco che quindi un aspetto della semplificazione amministrativa lascia un po' a desiderare, ma lascia a desiderare anche per un altro motivo. Perché da un lato è difficile stabilire correttamente il decorso dei termini, dall'altro il comune conserva il potere di verificare entro i successivi 18 mesi, anche in via di autotutela, se vi sono i requisiti di legge per il permesso. Quindi lo stesso silenzio assenso non opera in tutti i casi. Faccio un esempio banale: io deposito presso il comune di Cava un permesso di costruire un grattacielo a confine con una delle piazze, a Piazza San Francesco. Dopo decorsi 90 giorni, perché magari il comune non ha il tempo di esaminarla o magari esamina proposte e richieste più serie, decorsi 60 giorni più i 30 giorni famosi, io potrei dire: perfetto, ho il permesso per costruire un grattacielo a Piazza San Francesco. Beh, evidentemente così non è, né potrebbe essere, proprio perché l'esigenza dell'amministratore rimane quella comunque di tutelare l'interesse pubblico. Quindi il silenzio assenso intanto opera in quanto vi sia la conformità urbanistica, in quanto la documentazione da allegare alla domanda di permesso sia completa, in quanto le dichiarazioni contenute nella domanda siano veritiere. Comprenderete ancora di più perché se io mi recassi in banca dicendo voglio un mutuo, qui ho un permesso, il direttore probabilmente riderebbe, perché direbbe: ma io che ne so che la domanda è corretta, che ne so, dice parla con gli uffici comunali, fatelo stampare, fatti mettere per iscritto che hanno visto che è tutto regolare e così via, soprattutto in considerazione del potere di autotutela che conserva l'ente nei successivi 18 mesi. Quindi anche apparentemente, dopo aver virtualmente conseguito questo silenzio assenso per decorso dei termini, nei 18 mesi successivi, un anno e mezzo, quindi chiamiamola semplificazione, ma insomma stiamo parlando di un termine lunghissimo, il comune potrebbe agire in autotutela per l'annullamento del provvedimento formatosi tacitamente. Perché anche se non c'è un provvedimento espresso, c'è un provvedimento implicito che potrà essere impugnato e allo stesso modo potrà essere oggetto di autotutela da parte dell'ente. Conclusa questa breve rassegna sul permesso di costruire, ci avviamo al raffronto tra la SCIA e la CILA. La SCIA è la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 22 del testo unico edilizia, mentre la CILA è la comunicazione di inizio lavori di cui all'articolo 6 bis del testo unico edilizia. Ho ritenuto opportuno inserire il riferimento alla CILA, quindi riferimento all'articolo 6 bis dopo quello alla SCIA, perché la CILA e la SCIA a loro modo sono strettamente correlate. Anzitutto, per quanto riguarda la SCIA, il legislatore stabilisce che
gli interventi subordinati alla SCIA siano la manutenzione straordinaria di parti strutturali, il restauro e risanamento conservativo di parti strutturali dell'edificio, la ristrutturazione edilizia che non richiede il permesso di costruire. Se ricorderete, quando abbiamo parlato di permesso di costruire, abbiamo detto che sono incluse delle forme di ristrutturazione edilizia particolarmente significative, quelle tra virgolette a tecnicamente definite leggere. La ristrutturazione leggera può essere sottoposta alla SCIA, nonché le varianti a permessi di costruire che non incidano sugli elementi essenziali. Se ricorderete, vi ho detto che se un permesso dovesse decadere per il decorso del termine triennale per l'ultimazione delle opere, tutto sommato per la parte residua il cittadino, sempre che ve ne siano i requisiti, potrebbe usufruire della semplice SCIA. Ancora una volta si precisa che però le regioni possono ampliare o ridurre gli interventi subordinati a SCIA, quindi ancora una volta le normative regionali devono essere necessariamente valutate e non ci si può fermare al testo unico dell'edilizia. Il legislatore ha previsto altresì una SCIA alternativa al permesso di costruire all'articolo 23 per tipologie di interventi previste all'articolo 10,1 della lettera C, nonché per le ipotesi di nuova costruzione o ristrutturazione qualora siano disciplinati i piani attuativi, nonché per le costruzioni in diretta esecuzione di strumenti urbanistici. In buona sostanza, se già il legislatore ha previsto che degli interventi debbano essere fatti in uno specifico modo e quindi non ha lasciato grandi margini di discrezionalità al soggetto interessato, al richiedente, in quel caso sarà possibile procedere ancora con la SCIA. In che cosa la SCIA differisce dalla CILA? Beh, anzitutto la CILA ha carattere residuale. Tutto ciò che non è attività edilizia libera, che non è permesso di costruire, che non è SCIA, è CILA. Questo approccio di tecnica legislativa, invero, non è molto condivisibile, perché seguendo un criterio logico sarebbe stato corretto dire cosa è permesso, cosa è SCIA, cosa è CILA, e dire tutto ciò che non è questo è libero, in quanto in genere i poteri amministrativi vengono esercitati con una indicazione di fattispecie. Invece qui abbiamo il criterio opposto: nell'attività edilizia libera, che non richiede l'esercizio di poteri amministrativi, abbiamo una norma che disciplina espressamente la fattispecie. Rispetto alla CILA, che invece richiede l'esercizio di poteri amministrativi, abbiamo una norma di carattere residuale. Anche questo, a dire il vero, è stato oggetto di discussione anche in ambito dottrinale, perché la stessa Costituzione prevede che i poteri amministrativi vengano esercitati secondo principio di legalità e quindi in via di principio indicando a cosa ci si riferisce, indicando quali sono le fattispecie sottoposte al potere amministrativo. Il nostro legislatore invece ha ritenuto di esentare da questa indicazione analitica la CILA e di procedere a un'indicazione analitica per i lavori edilizi in relazione ai quali l'esercizio di poteri amministrativi di fatti non c'è. E quindi tutto ciò che non è riconducibile agli articoli 6, 10 e 22 del testo unico dell'edilizia riguarda la CILA. L'interessato in questo caso dovrà trasmettere all'amministrazione un elaborato progettuale, nonché un'attestazione del tecnico abilitato che dichiari sotto la propria responsabilità la conformità dei lavori rispetto agli strumenti urbanistici, l'assenza di modifiche alle parti strutturali e il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori. Ecco che qui si pone ancora di più il problema delle responsabilità del progettista. Il progettista, davanti ad una CILA che ha carattere meramente residuale, quindi dice tutto ciò che non è nelle altre voci, che come abbiamo visto sono voci che non hanno questo grandissimo carattere analitico, tutto ciò che non è previsto lì è CILA. E chi lo deve attestare che è CILA? Il professionista. Sulla base di quali certezze? Noi abbiamo sentenze che dicono l'una e il contrario dell'altra, ebbene, ciononostante, il professionista, nel rispetto di questa esigenza di semplificazione, dovrà dire: beh, io ci metto la faccia, ci metto la firma e ci metto anche la responsabilità penale e disciplinare nei confronti del mio ordine, nello stabilire, o meglio, nel tentare di stabilire quello che lo stesso legislatore e gli stessi giudici hanno difficoltà a stabilire. Con la differenza che, nell'ipotesi in cui
un giudice dovesse malinterpretare questa norma, tutto sommato ci sarà una sentenza sbagliata da impugnare, nell'ipotesi in cui dovesse essere il progettista a malimpugnare, a malinterpretare la norma, ne subirà le conseguenze anche in ambito penale. Quali sono le principali differenze tra la CIR e la SCI? Abbiamo detto la tipologia di interventi. Nella SCI vengono enucleati, nella CIR si utilizza il carattere residuale, ma anche l'attività di controllo della pubblica amministrazione. Mentre nella CILA il controllo è, secondo l'interpretazione diffusa, obbligatorio, perché c'è un termine, il famoso termine di 30 giorni entro i quali l'amministrazione dovrà stabilire se l'intervento è o meno legittimo, nella CILA una previsione di questo tipo è completamente assente. Il che non vuol dire che non ci sia la possibilità di un controllo amministrativo, ma semplicemente potrà essere anche un mero controllo amministrativo a campione. Vi chiedo ancora una decina di minuti di pazienza e ci avviamo verso la fine. Un brevissimo cenno merita l'istituto della segnalazione certificata di agibilità, l'articolo 24 del testo unico edilizia, perché anche la segnalazione certificata di agibilità è un istituto di semplificazione amministrativa. In pratica si prevede che nell'attestare la sussistenza delle condizioni igieniche, di sicurezza, di salubrità degli edifici, nonché correlate al risparmio energetico, si possa procedere non come si faceva prima, ossia depositando tutta la documentazione attendendo una risposta del comune o eventualmente il decorso dei termini per una risposta comunale, bensì possa essere ancora una volta il famoso e sventurato, mi permetto di aggiungere, professionista a dover attestare non solo che sussistano le condizioni di agibilità, quindi sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, ma anche che vi sia la conformità dell'opera al progetto presentato. In parte si potrebbe dire anche che questa ulteriore precisazione sia superflua, però tenendo conto che l'agibilità si consegue alla fine, il progettista, il ruolo del progettista è particolarmente importante, perché già nella CILA, per esempio, lui va ad attestare che l'iniziativa è conforme urbanisticamente, ma l'iniziativa non è stata ancora posta in essere. Per cui, chiudendo il cerchio, la segnalazione certificata di inizio attività è anche un modo per porre il professionista dinanzi all'ulteriore responsabilità di attestare non solo che l'intervento previsto era conforme alla disciplina urbanistica edilizia, ma anche che l'intervento concretamente realizzato rispetti la disciplina urbanistica ed edilizia. Ovviamente anche in questo caso la dichiarazione comporta responsabilità in capo al progettista. In chiusura, qualche brevissima osservazione, qualche spunto di riflessione correlato a un po' a quello che ci siamo detti. La materia dell'edilizia, come abbiamo anticipato all'inizio della lezione, è una materia estremamente complessa e questa lezione non ha ovviamente la pretesa di trattarla in modo esaustivo. Abbiamo lasciato fuori, abbiamo detto, l'urbanistica, che richiederebbe un autonomo incontro. Abbiamo lasciato fuori anche il problema dell'abusivismo, che a sua volta non può essere trattato insieme all'edilizia in sé considerata, perché l'abusivismo richiede necessariamente una lezione, ma richiede tempo e tra l'altro un esame anche giurisprudenziale particolarmente attento, nonché per quanto specificamente riguarda la Regione Campania, l'esame di quelle che sono le nostre normative recentemente sottoposte alla Corte Costituzionale, e questo probabilmente sarà oggetto di un futuro incontro che organizzeremo. Però l'obiettivo di questa lezione era quello di dare un inquadramento complessivo, quantomeno di che cos'è l'edilizia. Spero di aver soddisfatto eventuali dubbi al riguardo, chiarendo che l'edilizia è un qualcosa di diverso dall'urbanistica. Quali sono le tipologie di interventi contemplati dal legislatore nel testo unico per l'edilizia, quali sono le tipologie di titoli e quali sono in un certo qual modo le forme di semplificazione più o meno riuscite di poste in essere dal legislatore. La cosa che appare più significativa, vi sarà capitato di sentir dire spesso che il nostro è un paese che si regge sull'edilizia. Molti hanno detto la crisi di questi ultimi anni è perché c'è la crisi dell'edilizia. Tante imprese e tanti operai dicono non lavoriamo più perché non si costruisce più, non si realizza più.
Tanti altri ancora dicono ormai facciamo solo piccole cose, facciamo le piccole ristrutturazioni. Ebbene, la cosa curiosa è che nonostante l'edilizia sia un elemento di traino economico sia per l'intero territorio nazionale sia per il livello locale, non si è ancora giunti ad una disciplina che sia organica e veramente soddisfacente, ma anche le nuove tecniche legislative, quella delle tabelle, del glossario, delle definizioni tipo, a tratti hanno creato anche più confusione, perché sono tabelle che non hanno valore normativo, quindi comunque soggiacciono a aspetti normativi e quindi comunque rimettono la palla al magistrato che eventualmente dovrà valutare una vicenda, senza garantire il cittadino rispetto tutto sommato ad una tabella che proviene lo stesso dalla pubblica amministrazione e sulla quale lui potrebbe aver confidato e anche investito economicamente. Le misure di semplificazione, abbiamo detto, a loro volta sono piuttosto farraginose. Parliamo per il permesso di costruire del silenzio assenso. In più c'è questa tendenza che si riscontra da alcuni anni a questa parte, che è una tendenza alla contrattazione edilizia. E mi riferisco alla perequazione urbanistica, ossia la possibilità di trasferire la capacità volumetrica di un terreno all'interno di un'altra area. In buona sostanza, una forma di agevolazione per un privato, il quale dovesse per esempio essere privato del diritto di edificare su un terreno, la possibilità di, anche al fine di evitare contenziosi, ma anche al fine di creare una sorta di giustizia di tipo sociale, di consentire a questo privato di trasferire quella capacità edificatoria all'interno di un altro lotto. Ancora abbiamo visto che c'è un ruolo sempre più preponderante dei professionisti e dei magistrati, perché il legislatore ci prova ma non riesce a definire, non riesce a chiarire la materia. Ed ecco che quindi il ruolo anche di maggiore responsabilità, più che dei magistrati, è da attribuire ai professionisti, i quali devono assumersi in alcuni casi la responsabilità anche penale di attestare determinate circostanze. E soprattutto un ulteriore aspetto è quello della incertezza correlata agli eventuali interventi regionali modificativi delle singole discipline dei titoli edilizi. Quindi la disciplina è ben lontana dall'essere chiara, e anche il regolamento edilizio tipo ha aiutato in parte ad uniformare quantomeno le discipline comunali, però non è ancora giunto a perseguire compiutamente questo obiettivo. Quello che a mio avviso va considerato, quello che il legislatore dovrebbe considerare più di ogni altra cosa, è che oggi, secondo le recenti statistiche, l'85% del prodotto interno lordo nazionale si produce all'interno delle città. Il che vuol dire che la città non è più, come una volta, solo un luogo di incontro, come era nata come luogo di incontro e luogo di commercio, ma oggi è il luogo di incontro, è il luogo di commercio, non è uno dei possibili luoghi sui quali investire, è il luogo per eccellenza, perché se l'85% delle risorse vengono ad essere create lì, è necessario procedere ad una riorganizzazione, anche oltre che urbana, ma ad una riqualificazione di tipo edilizio. E rispetto alla riqualificazione delle città, basti pensare alla riqualificazione dei centri storici, quello che si nota ancora è che il legislatore ha un approccio tendenzialmente incentrato sull'aspetto urbanistico e poco incentrato, o quantomeno incentrato in modo ancora non soddisfacente, sull'aspetto edilizio. Purtuttavia, teniamo conto che la vera sfida del mondo dell'edilizia è proprio il recupero dell'esistente. Facciamo l'esempio del nostro comune, ma voglio dire, il principio vale per qualsiasi città e tanto più, devo dire, anche per le città grandi, però ipotizziamo il nostro comune che non ha una capacità di sviluppo territoriale infinita, perché ha montagne su alcuni lati, città su altri lati. Ebbene, un comune come Cava può essere maggiormente valorizzato più con interventi urbanistici o più con interventi edilizi? È più importante investire nella zonizzazione o cercare di riqualificare quello che già c'è? A mio avviso la risposta per il nostro comune, ma vale per i tanti piccoli comuni italiani, soprattutto per le zone ad alta urbanizzazione, basti pensare che da Cava fino a Napoli si susseguono comuni uno dopo l'altro,
Allora, il ruolo dell'urbanizzazione è particolarmente importante, ma per poter essere realmente efficace all'interno di un territorio è necessario che si accompagni ad una riqualificazione dell'idea di edilizia che non sia solo finalizzata agli attuali interventi e alle attuali tipologie di permesso, ma soprattutto che consenta davvero una rivalutazione e un recupero, e soprattutto agevoli il recupero dell'esistente. Chiudo con un banalissimo esempio. A Palermo, nel periodo post bellico, sono state distrutte tantissime palazzine Liberty. Era la traccia di una storia della città che aveva valore artistico e valore storico. Perché quelle palazzine Liberty non sono state recuperate? Perché all'epoca il legislatore stabilì, da un punto di vista di normativa fiscale, di agevolare fiscalmente tutti i nuovi interventi. Non essendovi nel dopoguerra tutti i vincoli paesaggistici, culturali, ambientali che ci sono oggi, i vari costruttori, i cosiddetti palazzinari dell'epoca, pensarono che fosse meglio abbattere, radere al suolo le tracce di una storia anche prestigiosa di una città per realizzare dei palazzi. Ecco che quindi oggi ci troviamo ad avere forse l'esigenza di tipo opposto. Abbiamo dei centri storici talvolta ingessati, all'interno dei quali non si riesce a realizzare quasi nulla, e forse, tolti i casi dove realmente i vincoli sono dei vincoli che hanno una ragione d'essere, forse un po' più di autonomia ai cittadini, un po' più di capacità di realizzare anche piccole volumetrie, basti pensare anche al piano casa, e comunque di rivalorizzare, riqualificare delle aree centrali, forse dovrebbe essere rivalutata. E quindi cercare non di cadere negli eccessi che c'erano una volta, ma magari di procedere, di perseguire un utilizzo un po' più ragionevole del territorio, che sì, tuteli delle radici storiche, ma che, ove possibile, consenta anche un recupero del patrimonio edilizio esistente, che risolverebbe tanti problemi, sia il problema abitativo, ma sia in generale problemi anche di strutture rispetto alle quali non ci sono investimenti perché sono fatiscenti, e chi investe dice sì, ma investo per realizzare la stessa cosa, forse mi conviene lasciare questo casolare abbandonato, anche se al centro, perché tutto sommato non posso aggiungere un bagno, non posso aggiungere magari una piccola volumetria che mi fa comodo, ritengo non utile investirci. Ho concluso, vi ringrazio per la vostra pazienza e spero che sia riuscita la finalità di trasmettere quantomeno degli aspetti principali della normativa edilizia, e se qualcuno di voi dovesse avere domande sono a vostra disposizione. Sì. Una domanda breve con una risposta breve. Tu hai citato in chiusura una valutazione soggettiva o oggettiva degli effetti del piano casa recepito nel 2010 dalla Regione Campania e rimodulato, mi pare, negli anni. Allora, la domanda è complessa, ma soprattutto nella parte in cui richiede una risposta breve. In linea di massima, per quella che è anche la percezione degli operatori di settore, ha avuto un esito probabilmente insoddisfacente. Tra l'altro, la vicenda del piano casa proprio nella nostra regione è stata una vicenda lunga e anche in parte sofferta, perché per lungo tempo in tanti non hanno capito cosa si potesse fare, e devo dire la verità, ancora oggi non è del tutto chiaro. Quindi la vicenda del piano casa, purtroppo, giudizio complessivo mio personale, complessivamente insoddisfacente, ed è un peccato perché poteva essere un modo di utile per rilanciare sia l'economia da un lato, visto che ha un'incidenza particolarmente significativa, sia per sopperire un po' al problema dell'emergenza abitativa, soprattutto in un territorio come il nostro, ma non mi riferisco a Cava, mi riferisco in generale al sud Italia, all'interno del quale c'è il problema dell'abusivismo ed è un problema molto diffuso, e il piano casa in piccola parte avrebbe potuto dare un contributo anche in questo senso. Grazie. Qualche altra domanda? Ok, allora, in assenza di altre domande, io vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e vi invito al prossimo incontro che avremo il 26 gennaio con il dottor Gaetano Riviezzi
sulla crisi ambientale e la sostenibilità. Anche quello un tema, devo dire, particolarmente delicato e particolarmente caro, dovrebbe essere particolarmente caro soprattutto a noi del Sud e soprattutto a noi in Campania, per tutto ciò che si è detto di vero e di falso anche sulla terra dei fuochi, e che ci ha creato non pochi pregiudizi sia come immagine all'estero sia in generale pregiudizi di salute. Quindi sarà un incontro particolarmente importante, la vostra presenza è gradita e ci vediamo allora presto.